Navigando in rete, mi sono imbattuto in questa notizia un po' particolare che ha catturato subito la mia attenzione. Il resto del Carlino. C'è un cimitero senza loculi, esauriti anche tutti i posti a terra. Reggio Emilia, il dirigente del servizio di Coviolo, e Coviolo è una frazione in provincia di Reggio Emilia che ha poco più di 2000 abitanti, dove è stato costruito questo cimitero negli anni 80. La mortalità è aumentata in questi anni, attendiamo di riesumare 200 corpi. Nel frattempo si possono porre i propri cari in alcuni degli altri 27 campi santi sparsi nel territorio. Poi in piccolino, nel 2026 scadranno tante concessioni, si libereranno spazi nei cimiteri reggiani. Ma leggiamo assieme, 8 dicembre, che si tratti di trovare un posto al proprio caro defunto con tumulazione in un loculo o con inumazione a terra, al cimitero di Coviolo non c'è più spazio. La conferma arriva dal servizio di polizia funeraria del comune di Reggio. Stiamo programmando le riesumazioni che avverranno tra febbraio e marzo dell'anno prossimo, spiega il dirigente Alberto Bevilacqua. Ne prevediamo tra le 150 e le 200. Il finanziamento deve essere messo a bilancio. Documento che verrà approvato in chiusura dell'anno in corso, quindi non è ancora possibile quantificare con certezza quante riesumazioni interessano l'uno o l'altro cimitero comunale. E per chi non lo sapesse, la riesumazione è la rimozione della salma dalla sepoltura originale. Va detto a questo proposito che questo affollamento non riguarda solo il cimitero di Coviolo, anche quello di Pieve Modolena non dispone più di spazi per l'inumazione. Al tempo stesso, però, su 27 cimiteri in tutto il comune, le soluzioni si possono trovare. Il servizio è tenuto a fornire i posti. Il fatto di trovarli in una struttura o in un'altra è un plus in termini di qualità, ma non una preferenza che l'amministrazione è obbligata a rispettare. Quindi ci sono 27 cimiteri e un posto viene trovato di sicuro. Negli ultimi anni, fa una specifica Bevilacqua, il trend della mortalità è cresciuto. Lo stesso vale per la scelta di sepoltura in terra e non nei loculi. Quest'ultima tendenza deriva principalmente da ragioni economiche. Fatto sta che la capienza nelle strutture è diminuita fino a rendere pieno uno dei cimiteri più noti del territorio comunale. Coviolo è uno dei più importanti. La perplessità dei cittadini di fronte a uno spazio così ampio come quello di Coviolo, che non viene utilizzato, è legittima, ma c'è una spiegazione anche per questo. Avere altre sepolture a terra vorrebbe dire per il comune realizzare e pagare i manufatti che predispongono le sepolture stesse, vale a dire i muretti dentro i quali vengono sistemate le lapidi e camminamenti per raggiungerle. Quindi lo spazio c'è, ma il comune non vuole investire e vabbè, non vuole spendere soldi. Quindi la valutazione fatta è quella di attendere le riesumazioni imminenti, a quel punto si libereranno i posti. Se siete di Reggio Emilia e dovete morire, aspettate, perché si devono prima liberare i posti. Un discorso simile vale anche per le tumulazioni. Il comune attualmente non dispone di molti loculi liberi, ma ce ne sono. Per esempio, il cimitero di Pieve Modolena è alla massima capienza solo per le inumazioni a terra, continua Bevilacqua. Nel 2026 scadranno le prime concessioni temporanee dei loculi, allora ci saranno altri spazi disponibili. Nel frattempo bisognerà accettare la disposizione dei propri cari secondo le disponibilità dei vari cimiteri del comune. Ok? Lo spazio c'è, ma il comune non vuole investire, però allo stesso tempo c'è stato un aumento della mortalità. La soluzione c'è, non abbiate fretta a morire, perché qua bisogna trovare le soluzioni. Scherzi a parte, ho fatto una piccola ricerca ed ho visto che lo stesso problema c'è stato a Chieti, articolo del 7 marzo 2023, c'è stato a Formia, tre cimiteri senza loculi, sempre 7 marzo 2023. Poi anche nel 19, 16 febbraio del 19, a Bari non si può più morire, cimiteri restano senza loculi. E poi anche Verona Fedele, maggio del 21, al cimitero non c'è più posto e i comuni si ingegnano. Il problema c'è stato anche in altre città. Ciò che emerge però cos'è? È che c'è un aumento della mortalità e sarebbe opportuno che si indagasse su questo. Io lo dico allo sfinimento, ma continuerò a farlo. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.